Ciao a tutti! Benvenuti da questa pazza! Allora, oggi andremo a fare un decoro molto importante, ovvero, vedete questa vetrina alle mie spalle? Vedete questi fiocchi che penzolano? Andremo a fare la ghirlanda che appunto andrà su tutta questa vetrina qua. Ovviamente, essendo molto molto grande, la andremo a dividere in due pezzi, anche perché poi per riporla è un po' più comoda. E niente, adesso vediamo che cosa mi ingegno a fare, perché ancora non ho studiato la cosa, la studierò insieme a voi. Ma che cazzo? Che c'è? Non ti piace il mio cappellino? Bellissimo. Ciao a tutti, non sapevo che stavate riprendendo, che non sapevo che eravate con noi, anzi. Sì, siete con noi. No, prego, continuate come se non ci fossi. Ok. Allora, scusate, la luce è un po' disastrosa perché mi entra da quella finestra che viene da là. Comunque, avremo bisogno appunto della ghirlanda. Non fate caso a tutti i peletti che perde, dopo aspireremo su tutto. Quindi io ho bisogno di 2,90 m di ghirlanda. L'ho divisa in due, quindi prima andremo a fare un pezzo e poi ovviamente l'altro pezzo identico. Speculare. Poi ho preso questi rametti, questi qua oro, e li ho divisi, era un foglio totale. Con gli altri ho fatto altre cose che vedrete poi successivamente. Ho preso anche questi qua. Ovviamente, vedete, questo è rimasto da altre cose che ho fatto. Delle palline piccole, sia oro che rosse. E poi, siccome me ne sono finite appunto per aver fatto altre cose, le sono andate a riprendere da Epicasa. Ho preso queste medie rosse, così, con questi tre pattern, e queste un pochino più piccole oro. Vedete? Se ci fate caso, queste sono un filino più piccole rispetto a queste. Poi ci serviranno per legare il tutto questi qua, che sono appunto fil di ferro tutti ghirigorati di rosso. Altre, vabbè, palline che già avevo, sempre rosse e oro. E dei nastri, utilizzerò questo, sperando che mi basti. E questo qua. Poi, ovviamente, il pezzo forte sono i fiocchi, che adesso tiro giù perché avevo appoggiato un attimo per vedere. Quindi questi rossi e questi oro. Iniziamo a progettare. Come vedete, più o meno l'idea è questa, quindi intervallare gruppi di palline con i rametti d'oro e i fiocchi. Poi ovviamente sotto farò passare tutto il nastro. Adesso più o meno che ho studiato la situazione, tolgo tutto e inizio a fare i gruppetti di palline. Allora, per fermarle utilizzo questi qua, appunto. Inizio, ne infilo una. Ah, ovviamente vanno tagliati questi qua. Spero si veda. Si vedrà, saremo a fuoco, saremo? Sembra di sì. Vabbè, comunque infilate. Se ce la facciamo. Ok. Magari se li avessi tagliati prima sti cosi. Facevamo prima anche noi, ma tanto, che vi dico sempre, se fa per s'insieme. Quindi, ok. Allora, inizio, metto una grande, poi metto intervallo l'oro con il rosso. Metto di nuovo il rosso. Mettiamo questo qua. E a conclusione di tutto metto le piccoline. Quindi prima che
il rosso. Oh 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 oh, questa si è proprio schiantata, ragazze. Quindi andiamo a cambiare. Ok, ne prendiamo un'altra. E l'oro. Ok, a questo punto vado a dare un po' la forma. Decido quale voglio in mezzo, perché alla fine posso decidere, vedete, un po' la forma. Magari così. Esatto. Una volta che ho trovato la forma più adatta, vado a far girare il così. E questo rimarrebbe in questo modo qua. Vado a fare le altre. Il nastro che mi rimaneva l'ho diviso in due, proprio perché non voglio sorprese che poi non mi basta, e ho deciso di fare due giri così, perché tre sinceramente andavano proprio a finire sopra il fiocco. Adesso cerco di fermare questo filo. Allora, vediamo un po'. Innanzitutto giriamola e cerchiamo di fermarlo. Allora, l'unico modo è o quello di cucirlo intorno a questo rametto qua, quindi intorno ad un ramo, oppure con questi qua possiamo fare in modo di bucare con una forbice dalla punta un po' appuntita, infiliamo da una parte e non lo vedo più dall'altra, credo sia qui, non vedo più il buco. Allora, ok, vedete questo modo qua? Chissà se vedete. Oh mamma mia, che disastro! Chissà se state vedendo. Adesso provo ad avvicinare. Ecco, vedete, è passato qua in mezzo. Prendete un rametto e molto molto semplicissimamente, questi cosi sono fantastici, io li ho trovati dai cinesi, e poi tagliate l'eccesso senza troppa pietà. Ok, poi magari lo girate in questo modo qua, così che tutto ciò non si veda dalla parte avanti, appunto. Vado a fare la stessa cosa nell'altra estremità. Con la stessa tecnica ho messo l'altro nastro rosso. Adesso ho infilato uno di quei cosini, aspettate che vi faccio vedere quello oro, eh? Che dite? Che si vede meglio. Uno di quei cosini lì, dentro qua, e l'ho fatto passare appunto dentro il fiocco. Vedete, davanti non si vede nulla. Li vado a fissare più o meno uno qui e uno qui. Bene, bene, molto bene. Allora, ho fissato i fiocchi e non solo. Ho fissato anche le palline, ho fissato questi addobbi, sempre nella stessa modalità. Questo pezzo qua. E solo che stavo vedendo che adesso qua, per farla continuativa, questo coso qui dovrebbe andare a metà circa. Quindi vediamo un attimo come fare. Comunque devo dire che è bellissima. Molto bene, siete tutti pronti a vedere Leonora che cade? Penso per risolvere il discorso che pesa, mo. Allora facciamo così, troviamo la soluzione e poi fai spegnere. Sto impattando. Molto!
Molto bene, ragazze e ragazzi, come appunto potete vedere ci siamo riusciti. Ma grazie all'ausilio di questi cosi, questi che adesso vi faccio vedere, esattamente questi chiodini, vedete? Con il gancino qua davanti, ecco, dove appunto ho infilzato per così sopra il mobile e fatto passare il filo. Grazie mamma! Prego! E dopo ore, 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 non è vero, dopo comunque all'incirca mezz'oretta in tutto di lavoro, questo è il risultato finale. Ovviamente lì, esattamente lì in mezzo, è divisa. Le palline le ho messe dopo da su per chiudere appunto il buco. E questo è il risultato finale. Appunto, cerco di andare indietro così la vedete tutta, senza spoilerare troppo del resto. Ed eccola qua.